Cari iscritti, eccoci in questa nuova puntata della Futurecraft. Ah, soltanto una cosa che volevo dire prima di iniziare. Questa serie, diciamo che in un certo senso è preregistrata. Cioè, io sto registrando una o due settimane prima, l'episodio che uscirà 2 settimane dopo, più o meno. Quindi, scrivete nei commenti se vi va bene, per favore scrivetevelo, se vi va bene che continuo in questo modo. Se non sbaglio l'ho detto anche qualche episodio fa. Qualche episodio fa, nel senso qualche episodio, vabbè, lasciamo stare qualche episodio fa nella Let's Play, perché questa serie mi piace troppo e quindi voglio giocarci, voglio giocarci. Magari voi direte, e puoi crearti un mondo da solo? No, non c'ho voglia, sinceramente. Preferisco giocare con voi, è molto più carino. Quindi, oggi cosa facciamo? Come potete vedere, qui ho creato un nuovo barrel che è di ferro. Come si fanno gli upgrade? Stavo cercando la turtle prima, non vi preoccupate. Gli upgrade ho fatto prima quello lì a legno, che è semplice. Poi ho fatto quello lì a ferro e ci ho messo si chiamano storie. Eccoli qua. Che non sono difficili, non sono facili, ma me ne è avanzato uno. Perché scusate, di cobblestone e di terra anche, ne abbiamo tantissima. Qui pare che ci sta poco ferro, qui diciamo poca redstone, se mi vedete. Mi sono craftato l'Electrum Longsword, che è una cosa tipo troppo epica. Guardate che c'ha Fancy, Heavy, Reinforced Luck e Durability. Durability l'ho aggiunto col piccone. Guardate che faccio. Boom! E guardate lì su, cioè, guardate come ci arrivo. Boom! Ah, questi qua sono le piante di essenza, quelle là che se mangi, guardate, vedi, vi danno i livelli. Vediamo se riesco. No, volevo arrivare al 30. Fa niente, fa nientissimo, perché oggi andremo. No, se vi apro sta cesta, raga, vi mettete paura. Guardate quanta roba! Questa è tutta la turtle, è tutta la turtle. Ha trovato. A 36 pezzi li ho fatti scavare io, perché tra qualche episodio andremo nel Nether. Guardate quanto carbone, quanto copper, quanto ferro! 3 stack e passa! Quanti diamanti! Ecco perché mi sono fatto la longsword di questa. In più ci ho messo pure il lapis. Ma tipo una cosa tipo troppo epica. Adesso andiamo dalla turtle, che mi sa che non ha neanche finito. Cioè no, ha finito, ma mi sono ricordato che devo prendergli la roba. Eh sì. Eh sì. Non mi basta. No, ci posso credere. Ci posso credere. Davvero la. No, davvero. No, 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 no. La turtle non può essere caduta. È contro il regolamento far cadere le turtle. Almeno così arriviamo giù sani e salvi. Comunque io vorrei capire perché qui c'è un blocco di cobblestone. Ah, Turtle! Venga qui. Eccola qui. Adesso vorrei sapere dove la metto. È più importante, una turtle o uno stupidissimo stacco di cobblestone? Ma va, tiè. Fatto. Torniamo quindi su qui al bunker. Andiamo a depositare tutto. E avendolo fatto questo coso fino al come si chiama? Tutta quest'altra roba va quasi tutta dentro. No, va tutta dentro. Anche i lapis, questo e quest'altro. Bam. Troppa roba. Troppa roba. Comunque ho scoperto che queste qua poi messi a no. Guarda, stanno. Questo ho messo a gruppi di 9 ci dà un lingotto di copper, guardate. Qui. 624. Cavolo dico. Bam, vedete? Della sua mod, della terra. Cosa che noi non abbiamo. Quindi andrò ad occupare semplicemente spazio. Vabbè, torniamo qui alla miniera. E vabbè, lasciamo stare, dai, sto lavoro lo faccio dopo off camera, tanto devo soltanto prendere quella roba, non è che ci vuole tanto. Oggi cosa andiamo a fare? Siccome anche gli alberi su hanno prodotto roba, oggi vado a cuocere un po' di questa roba, perché c'era il silver qui a cuocere. Ah sì, perché mi devo riaggiustare il martello, che intanto devo dire che è una bomba, è fortissimo infatti. Qui c'è quello per un motivo che dopo vi andrò a spiegare. Ok. Perché praticamente io volevo farmi la balestra. Solo che per farmi una balestra, di cui pezzi già ce l'ho tutti, porca miseria, questo qui non so dove mettermelo. Vabbè, lo tengo qui. Ecco, vedete i pezzi che sono questi qui. E però non so, mi manca una cosa che non mi ricordo come si chiama.
Questo pure via, questo ce lo mettiamo qui perché adesso passiamo alla modalità tecnica. Tecnica, ah, se volete chiedetemelo, vi metterò. Siamo senza corrente. Ma che me frega, io brucio uno stack di carbone. Bah. Tiè, guarda come lavora bene. A breve inizieremo anche. Pure subito possiamo farla se ci avanza tempo a fine episodio. La Advanced Genetics. Advanced Computer. No, no, vabbè. L'Advanced Genetics è dei prossimi obiettivi. Com'era? Bisognava fare lo scrap. Dove sta lo scrap? Eccolo qui. Scrapper. Team Construct. Vabbè, quindi perché nello scorso episodio non abbiamo fatto il maceratore? Perché ci mancava appunto la gomma piuma, la gomma panne, questa roba qui. Oh, che ce ne mancavano appunto 6. E adesso ce l'ho. Strano ma vero. Quindi facciamo no, ci servivano per fare i cavi. Uè, cavo. Eccoli qui. Quindi facciamo sti cavi. Mentite, andiamo a fare macerator. Macerator. Eccolo qui. Quindi questo ci serviva. Questo, vediamo. Olè. Poi qui. No, aspetta. Era da quest'altra parte. Qui. Devo fare semplicemente così. Ed ecco qui il nostro circuit. E se non sbaglio, c'ho già il crafting del maceratore pronto qui da qualche. No. Tu mi stai dicendo che non ho un 2, 3. Vabbè, facile, dai, io. Oh, mi sono visto, ho imparato ad usare il coso. Quindi qui. Bam! Maceratore! Che se non mi sbaglio, prendiamo adesso tipo ferro. Eccolo qui. Se non mi sbaglio, il maceratore dovrebbe triplicarle le cose. Sentite? Già mi hanno rotto sti suoni. Ora va meglio. Fatemi vedere, sì, è lentissimo, ma proprio troppo lento. Però il suo risultato non è da scherzarci. Forse potremmo fare pure un overclocker. Vedete che ce ne dà 3, mi pare, o 2, ecco 2. Che poi queste qua andiamo a cuocerle. No, raga, qui dobbiamo fare un overclocker. Overclocker. Ok, no, basta, ho deciso di non farlo più l'overclocker. Adesso facciamo una cosetta che ho aggiunto qualche tempo fa, la thermal, eccola qui, thermal conduit, structural duct, item duct, opa, eccolo qui, quindi due LED e un tin, subito, quindi LED e no, questo è silver, che stupido, tin. Cosa fa questa cosa? Semplicissimo. Sono dei vecchi item duct. Consolo però mi serve questo, il servo che si fa redstone, due nugget di ferro, un vetro. È semplicissimo. E chiunque lo sa fare, quindi due nugget di ferro, eccolo qui. L'ho bloccato. Quindi poi due ferri. Un due. Oh, non ce la faccio, non riesco a capire. E poi qui andiamo a farlo, dove sta. Tada, no, perché oh, vetro che ce l'ho, eccolo qui. Ah, la redstone, la redstone, la redstoneone. Eccola qui. E andiamo a farlo. Scusate se ci metto tantissimo tempo. Oh, eccolo qui. Il nostro pneuma, no, il nostro salvo. E adesso dobbiamo fare un piccolo circuito, ovvero da qui. Tu devi prendere tutta la roba. Tu devi prendere tutta la roba che ci sta qui dentro. Quindi andiamo qui. Qua. Mi pare. Sì. E tu devi prendere tutta la roba. Vediamo subito se funziona. Macinando questo. Si può macerare? Non si può macerare. Proviamo con qualcos'altro. Che in fin dei conti sia meno costoso. Quindi sistemiamo qui, buttiamo dentro pure questa e va bene. Cioè, vabbè, tutta sta roba non è che ce l'abbiamo. E adesso, siccome abbiamo il maceratore, possiamo andare a macerare questo, la lana. Perché la lana? Lo capirete subito. Adesso qui io dovrei fare tipo così. No, vabbè, lasciamo, lasciamo.
lo prendo io, tanto mi sa che non si può cuocere, perché andremo oggi a farci la balestra con tutta questa, la balestra, sì. Sì, la balestra. La balestra verrà una cosa si quatta come questa rana che adesso vedrete qui davanti. Quindi, dov'era? Eccolo qui dentro, era quello della stringa. Messo qui. Eccolo qui, la nostra stringhetta balestra. Quindi, string. No, davvero. Non scherzare queste cose. Ah, questo qui non mi serve adesso. L'Electrum Crossbolt. Che però non funziona. Guardate, c'è pure il mirino. Perché non funziona? Adesso ve lo spiego, non vi preoccupate. Perché ci servono i dardi questi. Che mi serve altra lana. Altri cavi comunque, altra di quella roba. Volevo farli di carta, ma vabbè, a sto punto tanto. E quindi più avanti andremo a fare anche il sistema di, come si chiama, smelting più o meno automatico. E niente, adesso volevo, no, che volevo fare? Ah, fatemi controllare se ci sono i backpack. Backpack. Eccola qui, eccola, ok. No, non mi pare che ci sono i backpack, però ci sono le armature di Shiny. E guarda, era una cosa che proprio ero prossima a farla. Una cosa che proprio ero prossima a farla. No. Fletching. Con cosa si fa il fletching? No. Con cosa lo faccio il fletching? Con i bastoncini. No. Non posso. Place a. Non è che va qui per caso? No, quindi questo non posso proprio. Wood, no, perché non me lo dà? Serve più legno, non ho capito. Non riesco a capire, scusami se sono imbecille, però vabbè. Perché non vieni? Cosa ci devo mettere? Non lo so. Che ci metto? Il vetro, no, dai, io il vetro no. Il gravel. No. La selce. Ma non penso, dai, io. Se va con la selce mi arrabbio, eh. No, non va con la selce. Però ho visto, questo qui è strano. Vedi, non va proprio. Non gli piace. Vuoi il ferro? Non ho capito. Non ti piace niente? Non lo so, dai. Oh, senti, io mo ti butto dentro il copper. Se non vieni di copper, io ti meno. Non viene! Non viene, perché non vieni tu? Io direi a sto punto di passare ad Advanced Genetics. No, scherzavo, Advanced Genetics. Ah, prima volevo lavorare con i computer. Computer. Quindi mi serve uno di questi. Redstone e roba varia, quindi stone ce l'ho. Una redstone e un coso di vetro. Quindi computer, eccolo qui, computer. Adesso mi servivano i monitor. Di cui però mi manca la stone. La stone, eccola qui. Prendiamone un po', che non sto neanche guardando quanta. Ti è per essere giusto, giusti. Presa 26, vabbè. Dai, però, oh, questa qui non funziona. Come funziona? Dai. Toolforge. No, non credo. Beh, è buggata sta cosa. Poi vado a vedermela sulla wiki. Perché sinceramente adesso non c'ho voglia. Quindi, oh, ecco qui la stone. Ce ne servono ben due, se non sbaglio, di questi. Quindi, sì, ci rivediamo quando ha finito. Oh, quindi eccoci qui con i nostri. Facciamone due al momento. Perché sennò dopo tre diventano troppi. Dove lo andiamo a mettere? Qui. Ah, qui. Il mio piccone. Sì, lasciate stare sto rumore. Ah no, il computer lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Praticamente questo rumore, se non lo sapete, è quello stupido del maceratore che si è impazzito. Ah, Kraftos time. Ah, monitor, se non sbaglio era usage monitor 1.
Time. Oh, senti, programs. Adventure ci dice chat. Ah, vabbè. Edit GPS low. Oh, ma so col microfono abbassato, sì. Monitor. Name, monitor. Left. No, right sarebbe. Right, program time. Oh, guardate. Guardate, abbiamo Che figata, che figata. Abbiamo il tempo. Che se questo non mi piaceva qui, volevo mettere qui. Però ho sbagliato, devo riseguirgli quel comando. Quindi monitor time, monitor, scusate, write time. Perché? E non va, scusa, se io lo rifaccio adesso. E si è aggiornato. Quindi io qui devo rimettergli un timer. Un timer che non va. Devo farmelo da solo. Ma sinceramente non c'ho voglia. Quindi direi di rimettere questo qui. Fa niente, dai. Questo qui e qui. E questo qui. Quando ci dobbiamo andare facciamo monitor write time. E vedete che ci dà il tempo. Se no possiamo fare write, guardate, warm mi pare. No, non posso giocare. No, dai, oh. Stai scherzando. Vabbè, continuiamo quindi. Ah, ero andato qui perché c'era il maceratore acceso, perché mi stavo a fare altro di tin. Perché altro di tin? Perché volevo craftarmi altri di sti cavi strani. Gli item duct. Quindi item duct, item duct. Grazie. Quindi dove stanno? Item duct. Eccoli qua, item duct. Ok. Oh, più di 64, uè. Quindi adesso volevo fare però aspettate un attimo. Quindi dance item duct, volevo dire una cosa. Increase path length dramatically. Dance item duct path length no. Io devo praticamente prendere tutti gli ore da questa chest e poi andarli a mettere via. Però non so come fare. Ah, intanto volevo fare tipo qui 1, 2, 3 e 4. 2, 3, 4. Lasciate stare adesso tutta sta roba fatta male, ma voglio che sia perfetto. Quindi io direi di adesso prendermi una chest che non mi va neanche di farmi. Però me la faccio lo stesso, quindi eccola qui, una chest dove posso andare a posare tutta la mia roba per evitare ulteriori disastri con tutta sta roba. Ok, quindi facciamo così, 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 così. Questa via, il servo lo buttiamo dentro e ci teniamo giusto mezzo stack. Perché sì. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a rompere questa roba della redstone. Attenzione all'esplosione. Boom! Ah, ci sta tutta nell'inventario mio. Vabbè. Guardate. Il problema adesso sarà con la cobblestone. Che non posso fare al ferro, vabbè. Solo una cosa. Io adesso non posso fare la roba con tipo la cobblestone. Adesso la vado a fare off camera. Cercherò adesso di buttare giù quello lì, colpirlo almeno.